Questa mattina al Palafiori di Sanremo il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ha incontrato gli studenti del Ponente Ligure con il tema Fiori di Giustizia, Orizzonti di Speranza. All'evento hanno partecipato oltre 600 studenti in rappresentanza delle scuole e dei consigli comunali di ragazzi. Erano presenti 23 classi in rappresentanza di altrettante scuole e 3 consigli comunali di ragazzi. Le richieste pervenute erano molte di più, quasi il doppio rispetto allo spazio disponibile, ma naturalmente non sono state accolte. A Don Luigi Ciotti abbiamo chiesto il motivo per cui è importante parlare di mafia ai giovani. È importante ascoltarli, soprattutto cogliere quali sono le loro intuizioni, le loro curiosità, le loro conoscenze, anche per prendere coscienza che la conoscenza è la via maestra del cambiamento. Conoscere per diventare delle persone più attente e più responsabili. Io voglio partire, come faccio sempre, dalle loro domande, dalle loro sollecitazioni, dalle loro letture, da quello che loro percepiscono. Questi ragazzi hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento veri, coerenti e credibili. Sono sommersi di parole e alcune parole sono diventate un po' ambigue, un po' rubate, un po' modificate. Oggi tutti parlano di legalità. È la bandiera che tutti sventolano e che tutti usano. Peccato che è cresciuta la corruzione nel nostro paese in questi ultimi anni, quindi l'illegalità. Oggi dico che cosa non funziona. Non basta parlarne, bisogna tradurre nella concretezza tutto questo. Per molti la mafia è lupara, armi, auto che saltano, ma la mafia è anche un atteggiamento, un modo di comportarsi. Beh, uno dei più grandi problemi è la mafiosità, sono i nostri linguaggi, le nostre... i posti comportamenti, c'è un richiamo alla dimensione etica che comincia proprio da ciascuno di noi, dentro di noi. Molti oggi firmano i codici etici. Io dico sempre che non si deve parlare di etica nella professione, ma di etica come professione, perché la dimensione etica deve fare da sfondo ai nostri comportamenti, ma anche ai nostri progetti. È un obiettivo che dobbiamo condividere e vivere insieme. Secondo, c'è il rischio di una lettura delle mafie nel nostro paese che si è fermata a Falcone e Borsellino a 26 anni fa. Le mafie si sono profondamente cambiate e trasformate. A meglio, hanno rinforzato alcune modalità che storicamente si portavano dietro. O c'è una lettura dell'oggi o se no abbiamo tutti perso un pochettino il treno. Questo non significa la stima, la riconoscenza per il grande lavoro, anche oggi delle grandi operazioni a Palermo. Ieri in Calabria, quindi ci sono degli ottimi risultati di lavoro di magistrati, di forze di polizia, ma non basta questo, se non viene affrontato quello che io chiamo il tradimento della Costituzione, nel senso se non si affronta il problema del lavoro, i problemi dei giovani, il problema delle famiglie, il problema della scuola, della cultura. Lotta alla mafia vuol dire tutto questo.